Dunque, la domanda è estremamente interessante perché richiederebbe un'analisi, penso, di una mattinata intera di discussione su questo tema qui, però indubbiamente devo dire che ho sentito un po' di cose interessanti, no? Il principio di trasparenza è importante, poi lo riprendiamo, è il tema delle PMI, perché noi come Deloitte siamo passati attraverso un percorso lungo in questi ultimi 30 anni, sono più di 30 anni che faccio professione, e questo percorso ci ha visto proprio orientarci pian piano dalle grosse multinazionali che pian piano tra l'altro scomparivano dal territorio italiano. Ci sono ancora per fortuna, ma sono sempre meno, e una maggiore attenzione dedicata sempre più alle PMI. E in questo percorso qui devo dire che l'avvicinamento a questi temi è un tema su cui siamo assolutamente impegnati e investiamo parecchio. Investiamo perché riteniamo che sia giusto cercare di elevare il tono del livello, insomma, medio delle nostre aziende, del territorio che hanno avuto fino ad oggi difficoltà a dialogare su questi argomenti qui. E quindi a questo progetto che Skillab ci ha proposto, abbiamo partecipato come gli altri progetti dell'Unione Industriale su questi temi con estremo interesse e anche con molta forza. Proprio perché crediamo che sia necessario dare una spinta e propulsione a questi temi qui. Indubbiamente, vengo alla domanda, il punto focale, il punto critico è proprio quello delle regolamentazioni. Io parlo da revisore, ho fatto insomma audit e consulenza anche in questi ultimi 30 anni e ho visto l'aumentare della complicazione dei regolamenti per andare in borsa e per quotarsi. Legati ovviamente a scandali finanziari, legati a temi di cercare di mettere sempre più un freno a episodi che sono successi, ma ogni episodio storico è successo che è stato messo un pezzettino in più di regole e queste regole si sono sommate. Quindi oggi effettivamente quando vai sul mercato da aziende di medie dimensioni che vogliono orientarsi verso la borsa, trovi tante belle idee, ci sono tante aziende che hanno voglia di raccontare, che hanno veramente storie interessanti secondo me da raccontare alla borsa e agli investitori e al mondo in generale, ma poi si fermano immancabilmente di fronte alle prime discussioni sulle regole che ci sono da seguire. Perché il tema della governance è importante, è altrettanto importante l'informazione finanziaria, la trasparenza, ma dietro queste cose ci sono poi veramente, sono bellissime parole, ma dietro abbiamo poi da mettere in atto attività estremamente complesse in alcuni casi che richiedono tempi anche piuttosto lunghi. Spesso con regole più semplici si può aumentare effettivamente la cattura di quelli che sono i rischi che si vogliono andare, che sono individuali, che si vogliono catturare, e quindi dovremmo su questo tema qua cercare di fare un passo avanti.